Ragazzi, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Quello di oggi è un video nato da frequenti domande che mi state facendo su Instagram, in cui mi chiedete appunto di condividere, dal momento che ve li sto mostrando qui e lì nelle foto, soprattutto nelle storie e nei post di Instagram, tutti quei libri e quelle riviste di arte che ho nella mia stanza, che ho nella mia casa e che ho comprato e utilizzo quotidianamente sia per ispirazioni e che ho usato per tanto tanto tempo appunto per l'università. Quindi parleremo sia di libri universitari che mi hanno ispirato nei miei progetti universitari, ma anche libri che ho comprato semplicemente per il piacere di leggerli e per il piacere di vederli e di sfogliarli. Inoltre ci tengo a chiarire il fatto che quando parlo di arte non sto parlando solamente di pittori, ma tutti quei libri di architettura, design, arte, moda, interni, insomma tutto quel materiale che prevede un po' di estro creativo, ecco. Qui adesso andrò a prendere tutti i libri sparsi nelle della mia stanza e li andremo a mettere sulla scrivania in modo tale che posso mostrarveli nella speranza di ispirarvi, di farvi conoscere qualcosa di nuovo e magari incuriosirvi nell'acquisto di un qualcosa che è comunque facilmente reperibile. La maggior parte di questi libri li ho comprati o in libreria o su Amazon e che magari vi possono far nascere un nuovo hobby e una nuova passione. Per tutti i nuovi arrivati, questa è la mia stanza e diciamo la maggior parte delle mie mensole sono occupate da libri, sia romanzi che appunto libri di design o di crescita personale, e ho appunto parecchie riviste e libri sparsi qua e là per tutta casa. Inoltre ci tengo a dirvi, dato che me lo chiedete spesso su Instagram, che il room tour arriverà, però voglio ancora completare alcuni piccoli dettagli che vi faccio vedere qui e lì nei vlog, e quindi prima di filmare quel video voglio concludere queste piccole cose. Ok, sono più di quanto pensassi e iniziamo subito con il video. Allora, cominciando dai tre libri più ovvi, quelli che soprattutto uso di più per le mie foto di Instagram, perché sono esteticamente molto molto belli, ossia Serial. Serial Magazine è una rivista che ho scoperto quando facevo l'università, per chi non lo sapesse, non ve l'ho detto, ho fatto la triennale in Interior Design a Roma e la specialistica in Design della Comunicazione a Londra, e questi li ho scoperti appunto quando facevo Interior Design, l'ultimo anno di università quando facevo la tesi. Li ho sempre visti un po' in giro, soprattutto nei blog, su Instagram, ma non ho mai avuto l'occasione di comprarli o di vederli. E sono libri di lifestyle bellissimi che trattano soprattutto il design e intervistano moltissimi artisti di tutti i rami, dalla ceramica alla moda, alla fotografia, all'arte. La fotografia all'interno di queste riviste è incredibile, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo i toni che utilizzano. Penso che i loro fotografi siano incredibilmente talentuosi, proprio perché hanno un modo di catturare la luce e di creare una specie di morbidezza nella luce e negli oggetti incredibili. Sono veramente libri di grande grande ispirazione. Ho avuto anche la possibilità di conoscere la creatrice di Serial, che si chiama Rosalia Park, se non sbaglio. L'ho incontrata a Londra quando sono andata alla presentazione del suo nuovo libro, quello della City Guide, questo su Londra. È molto molto carino e sfizioso da leggere e da sfogliare per scoprire nuovi posti caratteristici e poco conosciuti a Londra. Però comunque oggi focalizziamoci su questi due libri li ho comprati su Amazon, quindi se siete fortunati potete anche trovarli su Amazon a prezzi ragionevoli, intorno ai 12 euro mi sembra, e questo invece l'ho comprato a Londra. E sono libri, come ho già detto, bellissimi, mi piace leggerli, sfogliarli e anche utilizzarli per le foto. Stessa identica cosa vale per Kinfolk. Kinfolk è un'altra rivista bellissima, molto molto simile a Serial. Di solito questi due insieme si fanno concorrenza, solo che Serial mi sembra sia una rivista americana, mentre Kinfolk è una rivista inglese. E anche questa è veramente meravigliosa. Questo mi sembra che sia. Questo è l'unico Kinfolk che ho, l'unica rivista, mi sembra semestrale che abbia. Mi sembra che le loro riviste escano solamente ogni 6 mesi. Inoltre potete notare che io sono molto molto gelosa dei miei libri. Sono sempre stata una di quelle persone che
deve avere i libri perfetti, assolutamente, senza pieghe, senza niente, ci tengo davvero tantissimo. E nulla, mi piacciono tantissimo le interviste e la cosa bella è che ovviamente ogni magazine che esce ogni 6 mesi ha un determinato tema, una determinata issue, e questo l'ho comprato su Amazon ed è la home issue, proprio perché mi servivano un po' di contenuti per prendere ispirazioni per la tesi di architettura e interior design. Così come questo, se siete curiosi, è anche molto molto interessante ed è, mi sembra, sì, è quello sulla sostenibilità. Questo è il volume riguardante la sostenibilità. Questo invece mi è piaciuta tantissimo l'intervista di Rupi Kaur, che per chi non lo sapesse è la scrittrice di Milk and Honey, la poetessa. E questo invece riguarda il processo creativo, quindi anche molto molto interessante. Ritornando poi a Kim Folk, per Natale quest'anno mi sono regalata questo mattone, che è costato un sacco, mi sembra sui 25-30 euro, mi sembra che l'ho pagato 25 in offerta, che ho comprato su Amazon e si tratta del Kinfolk Home. È un libro che mi sembra sia uscito nel 2014-2016 insieme a un'altra che si chiama The Kinfolk Table, in cui viene studiato e affrontato il tema dello slow living, del vivere la casa, della semplicità all'interno della casa e di come persone diverse vivono la casa. Persone da tutto il mondo, ci sono australiani, neozelandesi, americani, italiani, giapponesi, bellissimo. Io amo studiare appunto il concetto di casa e scoprire e vedere come diverse culture, diverse persone vivono uno stesso spazio. E quindi questo libro è veramente per me una Bibbia. È bellissimo, nonostante sia un po' datato. Poi, sempre dallo stesso editore di Kinfolk, abbiamo Simple Matters, che probabilmente alcuni di voi già conoscono. Simple Matters è stato scritto da Jenny Mustard, che è un'altra YouTuber minimalista di grande ispirazione, la seguo da quando aveva tipo, non lo so, 20.000 seguaci, adesso ne ha tipo 500.000, è bravissima, ha anche un podcast, se siete interessati, interessantissimo con il suo compagno, molto molto divertente e di intrattenimento. Mi piace tantissimo il suo stile e la sua semplicità. Mi piace questo libro soprattutto non tanto per l'estetica e per le foto, che comunque sono molto molto belle e di ispirazioni, ma soprattutto per gli essay. Mi piace tantissimo il suo modo di scrivere, lo potete trovare su Amazon. Poi passiamo ai libri che probabilmente tutti avete visto in qualche libreria o in qualche foto di Instagram, sicuramente, ossia i Taschen. I Taschen sono un classico dell'architettura e dell'arte, sono fatti benissimo. Questi mi sembra si chiamano Basic, non mi ricordo, però sono praticamente dei libri piccolini che costano sugli 8,50-10 euro, che di solito trattano ognuno di un determinato architetto o artista. Infatti ci sono due tipi di Taschen, quelli appunto dedicati all'architettura e quelli dedicati all'arte. Per ora io ne ho solo quattro e diciamo che ho voluto comprare tutti quegli artisti o architetti che non ho avuto l'occasione di studiare durante l'università o non ho avuto l'occasione di approfondire nella mia vita da universitaria, di cui voglio appunto sapere di più perché li stimo e ammiro il loro modo di creare e di produrre arte. Quindi qua abbiamo Modigliani, Matisse e Monet, che mi vergogno a dirlo ancora non l'ho aperto. Per ora ho letto Modigliani e sto leggendo Breuer, che è appunto l'unico architetto che per ora ho, però ci sono molti altri architetti che vorrei comprare. Mi piacerebbe, ad esempio, se siete interessati, comprare gli IMS, comprare Alvar Aalto e anche Mies, anche se di Mies ne ho la nausea perché l'ho studiato tantissimo all'università e ho anche fatto un progetto solo ed esclusivamente dedicato a lui. Però sì, Mies van der Rohe, per chi non lo conoscesse, è un caposaldo dell'architettura moderna e vi consiglio assolutamente di andare a fare un giro e vedere se trovate qualche Taschen o alla Mondadori o alla Feltrinelli quando questa storia della quarantena sarà finita, oppure anche su Amazon. Il Taschen che però ho da più tempo è questo, che è il design del XX secolo, che è un vero e proprio libro sul quale ho studiato, che è un libro su tutto il design del prodotto del XX secolo, che la mia professoressa di design 1 appunto ci aveva consigliato di comprare appunto per studiarci sopra, ed è un libro bellissimo, carinissimo. Mi sembra che costa un pochino, questo comunque l'ho sempre comprato su Amazon, però è veramente interessantissimo, ho scoperto un sacco di cose con questo libro ed è un libro che ha un piccolo posto nel mio cuore dal momento che mi ha consentito di fare uno dei miei primi esami universitari. Fino ad ora abbiamo parlato di riviste e autori, adesso passiamo ai veri e propri libri. Allora, questi sono i primi che vi voglio mostrare, questo che ho comprato sempre per la tesi.
per la tesi triennale quando stavo qui allo IED a studiare interior design, e come potete vedere ho sottolineato e evidenziato alcune parti importanti che ritenevo appunto fondamentali per lo sviluppo della mia tesi, e questi che ho comprato invece a Londra da poco. Si tratta dei libri Doo, che trattano di un argomento differente ogni volta. Sono libricini piccoli, molto semplici da leggere e da capire, molto carini e facili, diciamo, che trattano argomenti molto importanti a livello creativo, di business e di marketing. Questo l'ho comprato su Amazon, quindi potete trovarlo anche là. Comunque cercherò di lasciarvi tutti i link qua sotto in descrizione nel caso foste interessati. Dopodiché da poco mi è stato regalato un classico, Munari, Da cosa nasce cosa. Ancora non l'ho letto, ma Munari e Munari. Sempre di Munari qui ho Il cerchio, che è un piccolo libricino che appunto ha fatto Munari, tutto riguardante il cerchio, la storia del cerchio negli anni e il perché questa figura geometrica, come le altre figure geometriche, infatti mi sembra esiste anche il triangolo e il quadrato, ci sono tutte le figure geometriche, sono libricini piccoli piccoli molto carini, sempre questo l'ho preso su Amazon, che è un vero e proprio studio e analisi di questa figura geometrica in qualsiasi ambito, dalla biologia all'arte, all'ingegneria, alla pittura, alla scultura, alla costruzione di case, al perché determinate case sono fatte così, alla spiritualità. Io amo poi il cerchio, se non lo sapete anche la mia tesina di quinto liceo era sul cerchio, sulla circolarità, quindi adoro questo piccolo libricino che mi è servito per il mio esame, mi sembra, di sociologia. Dopodiché abbiamo questo libro che ho comprato a Londra quando volevo approfondire le mie basi di tipografia e graphic design. Questa è una vera e propria guida per chi fosse interessato al graphic design, dove a ogni capitolo, alla fine di ogni capitolo, puoi scrivere gli appunti che hai imparato. Molto molto carino e ben fatto, mi ha aiutato tantissimo. E infine quest'altro libro che ho comprato sempre a Londra, sempre per un esame, che si chiama Fac Perfection, un libro molto molto carino fatto da un grande artista che espone al MoMA, chiamato James Victoire, che non è francese ma americano, ed è un po' strano, diciamo, molto disordinato. La sua arte è molto molto strana, ma molto forte, molto che colpisce, diciamo, e penso sia questa la cosa più importante dell'arte. Dice delle cose bellissime riguardo appunto il creare, riguardo l'essere un artista, riguardo il sentirsi diversi e nulla, racconta un pochino la sua storia e dà un po' di consigli, tips and tricks su come avere successo e su come fare arte semplicemente per divertirsi. Infatti si chiama Fac Perfection, che sarebbe Fac Perfection, ecco. Quindi questo è l'ultimo e questi sono tutti i libri che ho riguardanti l'arte. Detto questo, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se conoscevate o meno questi libri, se ne avete letto qualcuno, che cosa ne pensate, e se avete qualche altro libro da consigliare che magari io non conosco. Quindi scrivete qua sotto i vostri consigli in modo tale da condividerli con tutti. Seguitemi su Instagram perché è lì dove vi parlo dei libri che compro, di quello che sto leggendo, di quello che sto facendo, e vi faccio sempre vedere un pochino zone della mia stanza e cose che mi ispirano, soprattutto a livello artistico. Se siete interessati anche potete andare un pochino a dare un'occhiata alla mia estetica sul mio altro profilo Instagram, che si chiama More or Less Journal. Inoltre iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo super presto con un nuovo video. Ciao!